qui accanto a me ho l'onore di avere la nostra relatrice, la dottoressa Monica Di Sisto, una giornalista ASCA e docente alla Pontificia Università Gregoriana ed è vicepresidente di FER, una cooperativa sociale che si occupa di promuovere pratiche di economia solidale, progetti di commercio equo e comunicazione sociale. È una giornalista professionista specializzata nei temi della cooperazione internazionale, della responsabilità sociale delle imprese, del terzo settore, dell'economia solidale, delle politiche istituzionali, sociali e sanitarie. È tra l'altro autrice di libri sul commercio equo solidale, che vi mostro perché sono anche presenti al nostro banco libri. Se li volete acquistare, diciamo, secondo me potrebbero essere molto interessanti. Il tema del seminario di oggi: abbiamo iniziato quest'anno il nostro percorso parlando della persona con Don Rocco D'Ambrosio, dopodiché abbiamo allargato un pochino il nostro orizzonte passando alla città e ne abbiamo parlato con i due sindaci di Tonto e Potenza, e oggi spalanchiamo i nostri orizzonti e ci rivolgiamo a tematiche globali. E in particolare ci occupiamo di parlare di diritti umani. Ma che cosa sono i diritti umani? I diritti umani sono sostanzialmente i diritti fondamentali, ossia diritti alle libertà fondamentali civili, politiche, sociali, economiche e culturali. Universali, ossia non vi è distinzione tra gli esseri umani per razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale, sociale, ricchezza, nascita o qualunque altra condizione. Sono inviolabili, ossia nessun essere umano può esserne privato, sono indisponibili, in quanto nessuno vi può rinunciare neppure volontariamente, e sono indivisibili ed interdipendenti, ossia non vi è una gerarchia tra questi valori, sono tutti ugualmente importanti. Da un punto di vista storico, diciamo, l'affermazione dei diritti umani ha avuto un percorso piuttosto lungo, ma soltanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al fine di preservare le future generazioni dagli orrori della guerra e dalle persecuzioni, le Nazioni Unite si sono, diciamo, hanno assunto il compito di stilare una dichiarazione che riflettesse il legame indissolubile tra rispetto dei diritti umani e sopravvivenza stessa dell'umanità. Infatti, a tale scopo viene dapprima costituita la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, la quale elabora e infine approva il 10 dicembre del 1948 la Dichiarazione Universale dei diritti umani, che rappresenta, diciamo, un punto di partenza di un percorso di tutela e di promozione dell'umanità. A questo punto, secondo me è interessante leggere un piccolo estratto tratto da un testo di Norberto Bobbio, proprio a proposito della Dichiarazione Universale. Non so se ci si rende conto sino a che punto la Dichiarazione Universale rappresenta un fatto nuovo nella storia, in quanto per la prima volta nella storia un sistema di principi fondamentali della condotta umana è stato liberamente ed espressamente accettato attraverso i loro rispettivi governi dalla maggior parte degli uomini viventi sulla Terra. Ora, la Dichiarazione dei diritti universali si compone di 30 articoli che riguardano tutti i diversi aspetti dei diritti di ogni persona. Nei primi due articoli, che rappresentano un po' la base della dichiarazione, diciamo, stabiliscono il principio fondamentale che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in diritti e dignità. Poi vi sono due parti successive, una prima in cui si parla dei diritti civili e politici delle persone e una seconda parte invece in cui vengono affermati i diritti economici, sociali e culturali. Infine, negli ultimi tre articoli si danno delle disposizioni su come poter realizzare pienamente i diritti, in modo che ognuno possa vivere in una società dove i diritti umani siano rispettati.
ovviamente a partire dalla costituzione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, sono state via via nel tempo istituiti altri organismi, come ad esempio la Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, oppure successivamente dei comitati tematici, come ad esempio il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, Comitato per i diritti umani, Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, Comitato contro la tortura, Comitato per i diritti dell'infanzia. Nel 1993 inoltre è stata istituita l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che opera sotto la diretta direzione del Segretariato Generale delle Nazioni Unite e ha tutta una serie di funzioni, quale ad esempio fornire servizi di consulenza e assistenza tecnica richiesta dagli Stati, impegnarsi a migliorare la cooperazione internazionale in materia di diritti umani, aumentare il dialogo con i governi per garantire il rispetto alla tutela dei diritti umani e adattare, razionalizzare e rafforzare il sistema esistente delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani. Infine, un ultimo organismo nato nel 1998 è il Tribunale Internazionale Permanente, che ha, diciamo, la funzione di giudicare e punire i responsabili dei crimini contro l'umanità, e nasce in seguito all'esperienza tra virgolette positiva, ossia che ha da un certo punto di vista funzionato, del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e quello per il Ruanda. Questo è un quadro, diciamo, degli organismi internazionali per i diritti umani promossi dalle Nazioni Unite. Qui ovviamente sono stati costituiti degli altri organismi internazionali, però più operanti a livello continentale, come ad esempio la Corte Europea per i diritti umani, la Commissione Africana sui diritti umani e dei popoli, la Commissione Interamericana e la Corte Interamericana sui diritti umani. Non dobbiamo inoltre dimenticare anche quello che è l'apporto della società civile, in particolare delle organizzazioni non governative, le ONG, che hanno un ruolo importantissimo di utilità internazionale, che è proprio sancito nell'articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite. E l'importanza di queste organizzazioni è legata al fatto che esse sono presenti in maniera capillare nel territorio, nel tutto il territorio del nostro pianeta, e forniscono, grazie alla loro azione, dei rapporti dettagliati su tutte quelle che sono le violazioni dei diritti umani, e forniscono dei rapporti che sono paralleli, diciamo, forniscono una sorta di controinformazione rispetto a quella che viene, diciamo, fornita dai vari governi. Eppur, diciamo, queste organizzazioni, avendo soltanto la possibilità di fornire delle informazioni, hanno un ruolo comunque importante, perché queste informazioni servono un po' per incalzare, mettere in imbarazzo e mettere, tra virgolette, in trappola i governi che violano i diritti umani, e ovviamente diciamo, mostrare anche all'opinione pubblica quelle che sono effettivamente le violazioni dei diritti umani. Io non ho parlato ovviamente degli aspetti più economici legati ai diritti umani, perché la dottoressa Di Sisto ne parlerà ampiamente durante il suo intervento, e vorrei concludere con una frase di Stefano Rodotà, con cui ha esordito in una lezione tenuta lo scorso dicembre all'Università di Bari. Riflettere sui diritti diventa un modo diretto, impegnativo, di misurare la qualità della politica e di livello di democrazia di un paese, il rapporto individuale e collettivo con le istituzioni. La fragilità che oggi vediamo nel nostro sistema e molti altri nascono proprio da questa difficoltà. Ma noi stiamo vivendo una fase in Italia e in Europa, io direi anche a livello planetario, in cui la dimensione dei diritti è amputata rispetto alla dimensione generale della politica, che è sovrastata dalla logica economica. Adesso passo la parola alla nostra relatrice, che
che ci parlerà di economia, diritti e beni comuni. Grazie. Dopo questa torno a Roma perché non c'è molto di più da dire. Innanzitutto grazie, ottima introduzione, e grazie a voi per aver condiviso questo pomeriggio con me. Sì, diciamo, al di là degli incarichi, al di là dei compiti, no, che nella vita svolgiamo tutti quanti, penso che in particolare senso almeno nella mia vita abbia questa dimensione qui, che è quella della democrazia vera, cioè nel momento in cui ci guardiamo in faccia e mettiamo insieme le conoscenze, le competenze, le informazioni, e questo è il tema, è il sale della democrazia, cioè lo scambiare quello che riusciamo a capire, quello che riusciamo a carpire, e cercare di costruire insieme un futuro, un avvenire, non lo so, io sono abbastanza, in questo periodo sono abbastanza dialettica su questo tema, però diciamo che avendo degli anni davanti cerchiamo di impegnarli in un modo meno banale possibile, cercando di costruire delle premesse perché ci sia qualcosa anche dopo, e lo possiamo lasciare in modo, cioè senza vergognarcene troppo a chi verrà dopo di noi. Vedo molti ragazzi in sala, io sarei proprio un po' preoccupatina, però vediamo perché, e cerchiamo di capire come però possiamo affrontare queste preoccupazioni. Allora, innanzitutto ci diamo le coordinate, perché io penso che se non si parte dai fondamentali si va poco lontano. La prima coordinata per me è il Concilio Vaticano II, dove si dice che la Chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera di coloro che per servire gli uomini si dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità. Molti ci dicono, no, date a Cesare quel che è di Cesare, ma Gesù Cristo intendeva proprio un'altra cosa, in quel senso, diceva di discendere la ragione del denaro da quella della società e dell'umanità. In questo caso invece il Concilio è molto chiaro, cioè tutti noi, che siamo credenti ma anche laici, abbiamo la responsabilità della cosa pubblica e la responsabilità del suo andamento, quindi questo schifo che purtroppo stiamo vivendo è responsabilità di tutti noi, nonostante tutto. Saranno responsabilità differenziali ma comuni. E Paolo VI, per me questo è veramente un punto molto importante nella mia vita, almeno nei miei valori, la politica non è quella cosa luminosa, no? Un po' patinata, un po'. La politica è, lui diceva, maniera esigente di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri, punto. Non ce n'è. Tutto quello che è fuori da questo a me personalmente non mi interessa. Capisco che alzare due terzi dell'informazione pubblica, però siamo noi che abbiamo la responsabilità di ricondurla all'essenza delle cose, anche smettendo di leggere e di guardare cose che non ci interessano, anche perché non è che noi siamo in un punto che nessuno aveva previsto. Nella lontana metà del 1800 Alexis de Tocqueville diceva, ragionando sull'inizio della democrazia in America, che il grande campo di battaglia sarà la proprietà. E se pensate che adesso il grande conflitto finale che sta mettendo a dura prova questo forte reticolo che i diritti umani avevano costruito, no? Che abbracciava il pianeta, la cosa pubblica, in questo momento riguarda proprio i beni comuni, ossia acqua, terra, società, energia, è questa la battaglia finale, non ce n'è un'altra. Chiaramente tutto quello, diciamo, che noi stiamo vivendo in questo momento era ampiamente prevedibile, e se non abbiamo fatto di conseguenza è colposo, non è credere intenzionale, abbiamo voluto fare altro nel frattempo. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che ci ha detto Adam Smith. Adam Smith che diceva, signori, liberate la mano invisibile del mercato, no? Quello aggiusterà le cose. Perché? Perché noi non ci dobbiamo fidare dell'autointeresse, lui diceva proprio nella copertina della mano invisibile, questa è la copertina originale, non ci dobbiamo fidare della benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio, ma ci dobbiamo, per mettere insieme pranzo e cena, ma ci dobbiamo fidare del loro autointeresse. Cioè il mercato aggiusterà le cose, perché il mercato è la sommatoria degli interessi di ciascuno di noi. Il tema è che però in un paese, in un pianeta governato come il nostro, c'è chi ha più interessi degli altri, i suoi interessi pesano di più e il loro autointeresse sta mangiando il nostro. Questo è quello che stiamo vivendo.
Il nostro spazio demografico è consumato giorno per giorno perché le ragioni dell'economia e la forza economica di alcuni soggetti sta consumando la nostra capacità di democrazia, quindi la nostra capacità di gestione di quei principi che pure ci siamo dati, perché diversamente altrimenti quella roba lì passava, avanzava, cioè noi dovremmo tutti vivere tutti insieme in armonia all'interno di un sistema di diritti dati che tutti quanti avremmo rispettato, no? Con autoevidenza, non lo stiamo facendo. Nella costruzione dei nostri stati, se vogliamo fare un po' di storia, diciamo che si sono confrontati due grandi modelli, quello americano, secondo cui ciascuno di noi era dotato di diritti dati dal creatore inalienabili, tra cui la vita, la libertà, la felicità, e i governi derivavano la loro legittimazione da noi, cioè da questa cosa qui. Invece al contrario, i cittadini parigini la vedevano proprio, la rovesciavano la piramide e dicevano no, la legittimità dei diritti deriva dalla Costituzione, cioè dal costituirsi di questi diritti individuali e singolari in collettività, in comune. Nel momento in cui questa collettività si creava, allora discendevano i diritti, non erano infusi, non venivano con noi. Quello che si è creato però nella era attuale è una confusione di questi due, un forte scontro in realtà tra queste due impostazioni che hanno di fatto indebolito la cornice dei diritti umani, perché capite, sono proprio due forze assolutamente divergenti, cioè una che guarda la libertà assoluta dell'individuo, l'impostazione degli Stati Uniti, e un'altra che invece guarda al diritto condiviso all'interno delle organizzazioni sociali, degli Stati. E questo chiaramente ha creato un grande, diciamo, vulnus all'interno della nostra convivenza, perché lo Stato costituzionale del Novecento, quindi anche il nostro, nascono senza aver risolto questa dicotomia, ma nascono cercando di tenerli insieme. È come se non ci avessero avuto due animali, uno correva di qua, uno di là, e noi abbiamo fatto il nostro Stato cercando di tenere insieme queste due forze. E infatti è un casino. Perché per esempio da noi la sovranità è nel popolo, però l'esercizio della sovranità avviene sia direttamente, no, all'americana, e quindi le iniziative di legge popolare, il referendum, le petizioni, eccetera, sia con la democrazia rappresentativa, quindi alla francese, con elettorali. E adesso siamo alla reiterazione, cioè siamo agli esiti di questo conflitto mai risolto, perché chiaramente quando l'istituzione, no, la forma istituita non dà più risposte, allora si cerca di cavalcare l'altro, no, l'altro canale, quindi per esempio il referendum sull'acqua, la corsa ai referendum per demolire quest'altra cosa fatta malissimo nel frattempo. Però chiaramente non essendo mai stata fatta la scelta, non essendo mai stato sciolto il nodo, il risultato è sempre molto contraddittorio e confliggente, perché c'è chi smonta e poi rimonta e poi smonta e poi rimonta, una sorta di meccanismo, no? Una specie di tela di veleno che non si risolve mai. In Italia ci si mette anche che noi abbiamo in realtà dei partiti, quindi delle libere associazioni cittadini, che dovrebbero non soltanto non ricostruire il partito fascista, non essere associazioni segrete o militari, ma per esempio non potrebbero in teoria iscrivere alcune categorie di persone come magistrati, militari, diplomatici, agenti di pubblica sicurezza, eccetera. Ti risulta venire dei rispetti con queste coordinate? No, insomma, abbiamo candidati e stracandidati questi personaggi. Quindi diciamo che queste grandi contraddizioni dei sistemi nazionali, noi abbiamo fatto un focus sul nostro, però lo potremmo riproporre in giro per l'Europa, pensando soltanto alla varietà delle costituzioni dell'ex, di tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, hanno preso dei pezzi di liberismo, tenendosi insieme dei pezzi di statalismo, e ciascuno ha il suo mix, la Polonia ce l'ha più a occidente, invece la Cecoslovacchia c'era ancora più statalista, insomma. Questo è un po', no, il combinato disposto. Tutto questo in teoria sarebbe stato ricondotto a un sogno di giustizia globale che era quello di cui prima, cioè ci vuole quello delle Nazioni Unite, cioè del riunirsi intorno a dei valori e dei principi comuni dopo un grande evento catastrofico come quello della Seconda Guerra Mondiale. Però lì noi abbiamo messo dei problemini, no?
dicono i buddisti che si mettono le cause, no, nel proprio karma, e quindi succedono, poi diventiamo plateminti per le prossime 10 vite successive perché abbiamo messo le cause nelle vite precedenti. In quella situazione lì noi l'abbiamo messa una piccola causa che ha fatto sì che poi, ormai sono passati 15 anni quando a Seattle la società civile, la cosiddetta società civile, smise di andare soltanto a bussare alle porte delle stanze delle Nazioni Unite piuttosto che delle organizzazioni come in quel caso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno cominciato a scendere in piazza e dire: signori, ma che state facendo? Perché in realtà insieme alle Nazioni Unite, quindi al primato della politica, noi abbiamo messo delle istituzioni che dovevano essere al governo dell'economia, con l'economia a servizio di questo sogno politico. L'istituzione, il posto era bellissimo, Bretton Woods, era un posto ridente, località balneare, c'era di tutto, il meglio dell'economia del tempo, c'era Keynes, infatti se vedete alle mie spalle, tanto citato in questo periodo. E che cosa si disse? Beh, signori, qui dobbiamo per forza mettere al servizio della politica una banca, un bancomat e un silos. La banca è la Banca Mondiale, il bancomat fu il Fondo Monetario Internazionale e il silos era l'Organizzazione Internazionale del Commercio, all'epoca si chiamava. Perché? Perché chiaramente l'economia doveva far ripartire la politica. Era quell'economia, quel sistema economico che avrebbe nella loro testa dovuto far porre le basi concrete, sostanziali, perché quel sogno politico potesse riuscire. In realtà però che cosa è successo? Che mentre le Nazioni Unite sono state istituite, queste organizzazioni sono state poste prudentemente al di fuori delle Nazioni Unite. Queste organizzazioni non sono sotto le Nazioni Unite, non sono loro commissioni, non sono loro strumenti, ma sono organismi a sé stanti e lavorano per adesione singola, ossia i diversi paesi aderiscono a questi organismi, vi partecipano e vi ragionano in base al principio di una testa un voto o un dollaro un voto nel caso della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, cioè più contribuisci più comandi. Quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si trovarono a decidere se far nascere veramente il silos o il grande magazzino, diciamo, cioè l'Organizzazione Internazionale del Commercio, si guardarono bene dal farlo negli anni 40-46, quando è partito, diciamo, tutto questo sistema. Perché? Perché con l'economia di guerra loro avevano acquisito un grande vantaggio competitivo sui paesi sconfitti. Paesi sconfitti, grandi produttori, grandi potenze coloniali, come la Francia, ad esempio. E quindi dissero: ma perché far nascere un'istituzione che pareggi la situazione? La Banca Mondiale è un dollaro un voto. Quindi fino a che questi non potranno contribuire, non potranno decidere. E quando cominceranno a contribuire, la situazione così verrà. Il Fondo Monetario Internazionale, idem, l'Organizzazione Mondiale del Commercio non può funzionare così. Perché chiaramente non è che io ragiono se faccio spostare una cassetta in più che te. È veramente difficile la governance in questo modo. Bisognava per forza fare una testa un voto. E quindi si procrastinò la decisione, si scelse un trattato di mezzo che partì negli anni 50 e un trattato, diciamo, che regolava abbastanza, in maniera abbastanza stringente, la complessità del commercio internazionale rispettando le specificità, ossia io produco più questo, tu produci più quello, c'era un sistema di dazi e quote che proteggeva la rinascita soprattutto dei mercati interni. Perché chiaramente quanto più i mercati erano aperti, all'epoca si capiva, cosa che adesso insomma sia affidata soltanto a Brunetta, a Tremonti, a quattro altri personaggi indiscutibili, però quanto più i mercati sono coperti, tanto più possono crescere armonicamente al loro interno, perché i loro paesi al loro interno possono decidere cosa produciamo, che cosa scambiamo, che cosa eventualmente scambiamo con l'esterno perché non ce l'abbiamo e ci conviene. Invece, in quel momento quindi si scelse questo modello, ciascuno proteggeva delle grandi aree, considerate che c'era ancora la cortina di ferro,
quindi c'era ancora un'area sovietica che non partecipava a questo ragionamento, da loro ci si proteggeva con dazi e dogane d'inferno altissimi e lentamente si faceva ripartire l'economia. Questo organismo, questo trattato funzionò per liberalizzazioni successive, cioè lentamente si capiva che quali dazi potevano essere abbassati, quali rialzati, per cicli di negoziati successivi. Che è successo? Era successo che a un certo punto cade il muro di Berlino, quindi la situazione geopolitica cambia e Clinton ha un'intuizione meravigliosa. Portiamo McDonald immediatamente dall'altra parte della cortina. La metto così perché è un po' spiritosa, però è questo, cioè riuscire il più rapidamente possibile a espandere i propri interessi al di là della cortina di ferro lo si poteva fare soltanto in un modo: costruire uno spazio all'interno del quale rapidamente fare entrare la maggior parte dei paesi interessanti dal punto di vista commerciale. Considerate che lentamente le ex colonie, per esempio l'India, per esempio tutta la parte del sud-est asiatico, stavano emergendo economicamente, diventavano interessanti come soggetti commerciali, quindi tanto più questi entravano dentro, tanto più funzionavano come polo attrattore dell'economia ex sovietica che si sarebbe precipitata all'interno di questo spazio di regolamenti. Perché tutto questo interessa ai diritti umani? Perché è un sistema parallelo, perché queste regole, le regole che l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che a questo punto viene istituita, si danno, sono tutte extra Nazioni Unite. Peraltro, al contrario delle Nazioni Unite, la World Trade Organization si dà un tribunale, ossia si dà uno spazio all'interno del quale i paesi membri si possono citare l'un l'altro per interessi danneggiati e chiedersi l'un l'altro delle sanzioni. Quindi funziona. Per esempio l'Europa per decenni ha pagato dazi, ha pagato il corrispondente di dazi agli Stati Uniti per aver bloccato l'ingresso all'interno del nostro territorio della carne di ormoni, che si era dimostrata cancerogena, appena a un certo punto, a metà degli anni 80, abbiamo deciso di non importare più perché faceva male. Gli Stati Uniti ancora la mangiano, ancora la consumano, e noi si sono presentati al tribunale delle dispute della WTO dicendo: non è scientificamente provato la causa-effetto diretta tra l'assunzione, il consumo di carne agli ormoni e la morte per leucemia, la morte per tumore, eccetera, come dicono sugli OGM, come dicono sul Moblen, come dicono sulle plastiche tossiche, su un sacco di cose che danno sono vietate. Perché non essendoci la diretta causa-effetto, cioè la pistola, la tempia, lo sparo e sei morto, per loro, per i loro meccanismi di regolazione, non c'è causa-effetto diretto e quindi si può continuare. Business as usual, come dicono loro. Questo meccanismo vola al di sopra dei diritti umani. Perché ve lo segnalo? Perché è un meccanismo molto importante che in questo momento rischia di diventare il cavallo di Troia per la demolizione di tutta una serie di regolamenti, di regole che sono stati negli anni in Italia, ma soprattutto in Europa, e che rischiano nei prossimi anni di venire smantellati per ragioni commerciali. Non vi racconto perché. L'Organizzazione Mondiale del Commercio non è il sole canale in cui l'Europa tratta i suoi affari. Noi li trattiamo anche direttamente faccia a faccia ai nostri affari, per esempio le nostre ex colonie di Africa, Caraibi e Pacifico. Sono paesi con i quali appunto noi abbiamo intrattenuto per tanti anni delle relazioni di partenariato dopo che si erano liberate, le abbiamo fatto per mantenerle legate a noi, le abbiamo fatto con programmi di cooperazione. A un certo punto, alla fine degli anni 90, abbiamo deciso che non saremmo più stati partner, ma che eravamo uguali, cioè noi e l'Africa siamo uguali, cioè, abbiamo evidentemente lo stesso debito, evidentemente lo stesso livello di salute, evidentemente lo stesso livello di risorse, no? Però formalmente per l'Europa questo è, tanto che noi stiamo negoziando con loro e diciamo stiamo cercando di rallentarli come società civile il più possibile, però dei negoziati di liberalizzazione commerciale per cui noi e loro siamo dichiarati uguali e noi possiamo tranquillamente esportare nel loro territorio i nostri prodotti che subiscono moltissimi abbassamenti di prezzo grazie ai sussidi, e quindi sono molto più economici di quelli prodotti per esempio in molti paesi africani,
li potremmo esportare senza che loro possano tirare su tazzi e educare per proteggersi, perché siamo uguali, l'abbiamo deciso noi. A un certo punto gli anni 90, diversamente, se non accetteranno questi accordi, che si chiamano un po' democristianamente accordi di partenariato economico, verranno sbattuti fuori da tutti i rapporti invece di vera cooperazione e di offerti o aiuto e assistenza che hanno, di cui hanno usufruito fino adesso dal punto di vista commerciale. Questa è l'Europa, questa è la nostra Europa. Tutto questo, siccome la ragione commerciale scavalca tutti i livelli di diritti umani. Noi abbiamo invocato, abbiamo fatto analisi, multianalisi, presentato alla Commissione Europea tonnellate di dimostrazioni econometriche, sociometriche che dimostrano, guardate, scusate, ma noi e il Mali non siamo uguali. Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, stessi conti del Fondo Monetario Internazionale, valutazione della Banca Mondiale, non siamo uguali, cioè morono prima le donne schiantano di parto, non siamo, forse tra 10 anni siamo uguali, ma ancora non siamo uguali. Eppure non c'è stato niente a che dire. Questi sono accordi che lentamente l'Europa intanto ha avviato e lentamente stanno entrando in vigore, con grandi resistenze da parte appunto dell'Africa subsahariana, dell'Africa occidentale, dei loro governi che protestano e ci dicono ma insomma non siamo uguali, no non siamo, però non c'è uno spazio dove dimostrarlo. Questa democrazia economica noi la portiamo avanti su un'Africa dove 20 milioni di persone in più soffrono la fame negli ultimi 4 anni, dove si è passati rapidissimamente a superare tutti i risultati positivi che avevamo acquisito negli ultimi anni post crisi, negli ultimi anni di introduzione di questi nuovi accordi. E il tutto senza renderci conto del fatto che questo modello economico sta distruggendo anche noi, perché per esempio per la prima volta lo scorso anno la FAO ha rilevato che cominciano ad esserci gli affamati anche nei cosiddetti paesi avanzati. Stiamo parlando di un numero che è passato da 16 milioni nel biennio 2010-2012 a partire dai 20 milioni del biennio 90-92. Cioè siamo assolutamente, come dire, a marcia indietro su tutti gli indicatori che invece il sistema delle Nazioni Unite in teoria avrebbe dovuto garantire. Le Nazioni Unite stesse ci hanno detto: ma chi è che vince o che perde con questo modello in cui i diritti economici stanno un gradino sopra rispetto ai diritti umani? Loro ci dicono: tutto questo assetto è difficile che faccia fiorire nuovi mercati, ce lo dice l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di ambiente. Per le nazioni più povere, se ci sarà crescita, ci sarà spese dell'ambiente naturale, perché saranno le uniche cose che potranno mettere in valore, no? Le loro risorse, però naturalmente questo li porterà a una rovina peggiore. I vincitori sono i produttori medi e di grande scala, i perdenti sono i produttori locali e i piccoli agricoltori, ma non sono nei paesi poveri. Questo è il trucco, perché globale è una parola infame, vuol dire veramente globale, cioè vuol dire lì, ma vuol dire qui. E se ci facciamo una passeggiatina nelle nostre campagne, almeno nella campagna laziale, questo è, i piccoli chiudono, reggono gli esportatori, e reggono gli esportatori se lo fanno a scapito della biodiversità, cioè se si inseriscono nella catena della distribuzione, con grande fatica, perché i prezzi della grande distribuzione non pagano niente, nemmeno il lavoro. I paesi meno sviluppati rimangono tali, nel 2013 erano 48 paesi e in questi 48 paesi la maggioranza della popolazione, che è il 13% della popolazione mondiale, cioè non è proprio niente, è quasi un abitante su 6, un po' più di un abitante su 6 del pianeta, sopravvive con meno di $1 al giorno. Questa è la nostra democrazia. Questo un tempo ci poteva andare bene perché noi non sostenevamo nessun tipo di prezzo per questo modello. In realtà, siccome il modello appunto è globale e quindi la giostra gira intorno, adesso cominciamo a ballare con noi. E questo è il momento in cui
la questione si fa interessante, perché forse riusciremo finalmente a riaccendere i neuroni sui diritti come diritti di tutti, perché finché erano diritti lontani uno diceva vabbè, e qualcuno dovrà fare un sacrificio, però invece i diritti di tutti cominciano a diventare un argomento un po' più interessante. Considerate che il famoso PIL di cui tanto ci parlavano, eccetera, eccetera, il PIL globale è rallentato. In teoria nel 2015, nelle più rose aspettative, se non ci sarà più nessuna siccità, nessun rovescio, eccetera, potrebbe crescere al massimo arrivare a un più 3,9. Noi viaggiavamo a più 7, più 8 nel passato. La Cina gloriosa, che viaggiava al 10% per tutti gli anni 90 all'inizio del 2000, era al 7,7 l'anno scorso e scenderà al 7,5 il prossimo anno, con una disoccupazione che cresce impressionantemente anche in quel paese, non solo da noi, e che se voi considerate che quello è il paese che ha una programmazione a 15 anni, il governo militare e la censura, quindi ha una grande capacità di programmazione del suo spazio politico, qualcosina ci dovrebbe preoccupare, perché noi che siamo un'armata brancaleone finiamo contro un burro se loro stanno a 7,7. Lavoriamo sempre di meno. Io l'ho messi qua tutti questi dati non perché ci dobbiamo affliggere, ma perché ce li dobbiamo ripetere, ci dobbiamo fare nella cameretta e dire questo è quello che stiamo vivendo. In tutto, all'inizio della crisi mancano 200 milioni di posti di lavoro, 74,8 sono i giovani a livello globale. E peraltro, questo è il dato forse più infame di tutti, che 900 milioni di lavoratori in tutto il mondo continuano a vivere con le loro famiglie sotto la soglia della povertà di $2 al giorno, li chiamano working poor, cioè quelli che devono schiattare di lavoro per rimanere poveri. C'è una bellissima campagna in questo momento, non negli stati del Corno d'Africa, ma negli Stati Uniti, che si chiama No Pay is Not Okay, carina, che significa salario basso non è per una bella cosa, e il loro slogan è Fight for 15, cioè lotta per $15. Avete sentito tutta la propaganda di Obama sul salario minimo, abbiamo ridestinato il salario minimo, sta qua a $18, in alcuni stati a $20, eccetera. Non è vero. La regola è $7-8, soprattutto nel settore dei servizi d'ora, e la maggior parte dei lavoratori dei servizi statunitensi rientrano in programmi pubblici di assistenza alimentare. I più anziani proprio si ricorderanno la nona. Cioè quel quadernino dove si andava, si metteva il timbrino e ti davano l'assistenza alimentare. Tu adesso c'hai una bella carta di credito, un po' più chic la cosa, vai al supermercato e c'hai un tot che a settimana puoi strisciare, e non sei un disgraziato che vive sotto al ponte, perché sennò gli Stati Uniti non ti danno niente se sei un disgraziato che vive sotto al ponte, ma sei un lavoratore povero. Quindi tutto quello che McDonald's, Tesco, eccetera, eccetera, non gli pagano, glieli paga il contribuente statunitense. E infatti loro dicono no pay is not okay, perché te lo state a pagare voi? Questo è il senso del loro messaggio. Scusate la mia umanità, ma secondo me aiuta un po' a capirci e a tenerci in piedi. Europa. Allora, innanzitutto noi in Europa ci abbiamo mandato Tajani. E qui mi aspetto una risata. Il nostro commissario all'industria, commissario italiano all'industria, è Antonio Tajani. Purtroppo non è la risata, la verità, è la tristezza. Ci mettiamo bene. Però Tajani dice delle cose interessanti, perché comunque sono in linea rispetto alla linea europea in questo momento. Che cosa abbiamo sentito dire di recente? Lui ha detto: quali sono i principali ostacoli che incontrano le medie e piccole imprese quando si mettono sul mercato e la causa profonda di questa crisi? E ha fatto questo elenco. Ve lo lascio, eh? Servizi. Dici servizi. Perché? Il fatto che esistano servizi pubblici crea dei grossi problemi alle piccole e medie imprese, perché diversamente questi servizi potrebbero vendere loro. Vabbè, e lì possiamo essere o non essere d'accordo, però. Dogane e dazi, vabbè, su questo sono agenti commerciali, però poi si comincia.
Employment e social care, questa è una lista originale, l'ha fatta lui, stava nel suo comunicato stampa. Tutto il tema dei diritti sociali e dei diritti del lavoro, cioè di tutta tipo la pensione che loro pagano, quello è un grosso problema per le piccole imprese. Poi l'energia, e cavoli, perché se io ho una fabbrica e pago la bolletta, ma certo, perché noi a casa invece la bolletta no, poi arriva qualcuno, c'è il reggettore e poi. Comunque, per farla breve, ambiente, sicurezza dei prodotti, tassazione, quello magari è, però protezione dei consumatori, lui la chiamate aree fardello per la competitività delle piccole e medie imprese. Allora, voi capite che lì siamo veramente messi male. È vero che pure Delors non ci aveva pensato bene, perché quando Delors si trovò in difficoltà per far partire la CEE, la Commissione, la Comunità Europea, la fece partire, come sappiamo, no? Economicamente prima, partì come Comunità Economica Europea. Per fare questo, lui fece un'alleanza forte con la ETT, che era la tavola rotonda degli industriali, promettendogli che partendo l'Unione Europea, diciamo dal punto di vista economico, quindi abbattimento di dazi e dogane, sempre quella la ricetta, si sarebbe costruito un blocco economico forte che sarebbe potuto confrontare a una voce, a una mitraglia, a un esercito, con gli Stati Uniti, soprattutto all'epoca con la guerra interna. L'Europa sociale ha fatto un passo indietro in quel progetto, perché è chiaro che non è che con le imprese aveva parlato di affari sociali, aveva parlato di soldi, e questa è stata, diciamo, l'impronta, la matrice neoliberista su cui è partita l'Europa con la quale noi ci confrontiamo. E che adesso ci ritorna in mezzo agli occhi. E adesso parliamo di puro esoterismo. Scusate se ogni tanto sbaglio le parole, ma ho un momento di difficoltà fisica in questi giorni. Si dovete essere un po' pazienti. Che succede? Noi, lo sapete che stiamo negoziando un grande trattato di liberalizzazione commerciale con gli Stati Uniti? Sapete che noi stiamo cercando di creare un grande mercato unico tra Stati Uniti e Europa? Lo sapevate? No. Ecco. E invece sì, è così. Nel luglio del 2013, Obama e il nostro Fabio Barroso hanno lanciato un ciclo di negoziati di liberalizzazione commerciale tra Stati Uniti e Europa che riguarda pochissimo il commercio e tantissimo i diritti umani di tutti noi. Perché? Perché tra Europa e Stati Uniti i dazi sono già molto bassi, tranne che per i salumi, cioè quei po' di prodotti che, sui quali ci facciamo la guerra da sempre, lo sapete, no? Montanella, mozzarella, prosciutto di California, prosciutto italiano, vini di Napa Valley, vino. Ci siamo da sempre fatti la guerra, su quelli i dazi sono alti. Sono alti anche su alcune macchine elettroniche, eccetera. Abbiamo dei cosiddetti settori sensibili e quello può essere pure puro commercio, anche se io sinceramente ci avrei piacere che un vino che arriva da fuori costi di più di un vino italiano, perché magari io facendo, come dire, alimentando un commercio locale, magari difendo un sistema territoriale, i nostri produttori, le nostre città, permetto a delle persone di lavorare ad esempio in condizioni decenti. Però è una scelta, è pure una filosofia. Però questo trattato in realtà, che dici che naturalmente viene spacciato come il pacchetto anticrisi, l'hanno chiamato il premio per un'intera generazione, ha detto Papa è fighissimo, Obama, come lui non nessuno mai proprio, cioè queste dichiarazioni no effetto ci fanno sognare, yes we can, no yes we can, poi gli avevano risposto i ragazzi dell'Aquila per esempio al G8, insomma. Tu che dice? Ci dice, in Italia, in Europa per esempio ci dicono che il PIL crescerà dello 0,5%, sì, ma entro il 2027. E poi ricicciano i famosi milioni di posti di lavoro di Berlusconi, ve li ricordate? La milione di posti di lavoro, posso diventare due, però sempre entro il 2027. Che bello che c'è un occhio se dice la prima parte entro il 2027. Che cosa succede? Succede che non soltanto il tema saranno appunto i dazi e le dogane, ma due cose molto importanti verranno introdotte attraverso questo trattato. Uno, un consiglio di omologazione, di armonizzazione dei regolatori,
difficile, esoterismo, stiamo entrando nella fede pura, dogma di fede, che cos'è? È un posto dove Stati Uniti e Unione Europea discuteranno le regole che noi ci siamo dati negli anni di protezione della salute, dei diritti del lavoro, della sicurezza del lavoro, gli OGM, i requisiti di sicurezza dei prodotti, i requisiti di sicurezza dei farmaci, stanno negoziando a 360 gradi. Cioè, che cosa ci distingue dagli Stati Uniti? Molte di queste cose, no? Per esempio i prodotti CE sono i prodotti, per, anche quelli che stanno dentro i nostri casi, i forni, i frullatori, no? Quando c'è un marchio CE è perché soddisfano, no? Superano i test di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno un altro meccanismo per assicurarsi la sicurezza dei prodotti. Allora, cioè, noi democraticamente abbiamo deciso che quello è quello che ci piace, beh, questa cosa viene spianata attraverso un trattato commerciale, non attraverso il Parlamento. Noi ci siamo fatti tantissimi, no, discorsi, e Renzi, e il tanga della ministra, e questo e quello. Nel frattempo, altrove, qualcuno ci spiana, perché non contrariamente a tutto il lavoro parlamentare, ma come viene fatto, arrivano sì tecnici, perché questo è un livello di dialogo tecnico, dove verrà deciso se tra qui a 10 anni quei regolamenti cambiano, cambiano come, come dovranno cambiare. Nel frattempo si prevede la reciprocità tra le due sponde dell'Atlantico, cioè prodotto venduto negli Stati Uniti, vendibile anche in Italia, prodotto venduto negli Stati Uniti, vendibile anche in Europa. Questo che cosa significa? Ci diranno, ragazzi, arriveranno tantissimi prodotti che costano poco. E chi li produrrà? Noi? Ci guadagneremo noi? I posti di lavoro saranno creati in Italia? Non credo proprio. Che cosa ci dicono gli ineffabili esperti della Commissione? Cavoli, ma se voi rinuncerete un po' di regole sul lavoro, avrete tantissime imprese americane che vorranno venire a lavorare da voi. Ma se c'è una paga meno di così? Io non so voi, ma io sono messa da lì. E così via, su tutti questi aspetti, servizi pubblici, sanità, appunto requisiti di salute, requisiti di sicurezza, senza che la maggior parte dei cittadini italiani ne sia informata né abbia la possibilità di intervenire e discutere grazie alle sedi democratiche. Perché tutto questo, in base al Trattato di Lisbona, è di esclusiva competenza della Commissione Europea. La Commissione negozia da sola, conclude il trattato, lo porta al Parlamento Europeo che può decidere solo se accettarlo o respingerlo. Noi, Stati membri, possiamo solo ratificarlo. Nel frattempo parte, se loro l'hanno approvato il Parlamento Europeo. Di questi trattati che sono già stati approvati diversi bilaterali, per esempio con la Perù, con il Perù, con la Colombia, adesso ne è in discussione un altro con il Canada, che pure quello ha dei grossi problemi. Col Marocco. Sì, ancora non sono approvati, però stanno avanti. Siamo DCFTA quelli, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. Stiamo prendendo a quello. Esattamente, la prenderemo una pure per una bella forte. Cioè. Peraltro, io infatti vedete che ci ho messo, cioè, spero che ho fatto un po' la spiritosina, però. Arrivederci, democrazia. Voi sapete che un parlamentare europeo su questo può fare una quesita, può porre un quesito alla Commissione. Infatti noi stiamo cercando, purtroppo i parlamentari europei nostri adesso sono assolutamente liberisti. Tutti cofferati, soprattutto ci ha detto, beh, però ragazzi, siete contro la modernità. Sempre il sindacato di un altro ieri, qui stiamo a parlare dei diritti del lavoro. Ricordiamoci che gli Stati Uniti non hanno mai sottoscritto le convenzioni sul lavoro internazionali, le convenzioni dell'ILO, l'hanno sottoscritto una o due, non tutte, come ha fatto l'Europa. Quindi siamo in terreno di assoluta non reciprocità. C'è un altro piccolo così particolare, che per la prima volta sarà possibile alle imprese citare in giudizio gli stati per mancati guadagni presenti o futuri in un organismo specifico che verrà creato apposta e sarà pure quello extra normativa. Questo organismo si chiama ISDA, cioè Investors State Dispute Settlement, cioè spazio dove si decide una dispute tra investitori e stati. E questo organismo però non ragionerà tenendo presenti le legislazioni nazionali, per niente,
questo organismo deciderà tenendo presente il dettato del trattato. Basta. Quindi prenderà il trattato e dirà: sì, caro Stato, per esempio Italia, è vero, hai vietato questo farmaco, però non hai una prova esatta, perché non sono morti 250 bambini dopo 5 minuti dall'assunzione di questo farmaco. Quindi, caro Stato, mi dispiace, ma devi compensare se vuoi continuare a vietare, per esempio, la Roche, piuttosto che la Airbus, piuttosto che facendo un caso, ma che conosciamo, per tot che sono i suoi guadagni presenti e futuri. Però vedete il sistema sanitario nazionale pagato con una banca, un'industria farmaceutica del momento, piuttosto che, no? Obama appena venuto in Italia ha detto a Renzi: Renzi, dai, adesso sarete presidenti dell'Europa per i prossimi 3 mesi, sbrighiamo se questo DTIP. La prima cosa che gli ha detto, ne hanno parlato 2 giornali in settima fila, e poi hanno detto: ah, però a Roma c'erano certi cattivi che hanno fatto, stavano lì a protestare contro Obama, stavano a prendere la briga a Piazza Barberini. No, stavano a prendere la briga a Piazza Barberini, stavano dicendo: Obama, forse serve una cosa, però siccome noi lo sappiamo, lui poi è andato da Renzi e ha detto: Renzi, dai su, fallo vedere che sei un vero presidente dinamico, dammi una bella cosa sul mercato. E questo vola tutto al di sopra del diritto internazionale, perché sono dei diritti specifici. Allora, per fare un volo rapido e arrivare alle conclusioni, questa è un'altra cosa divertente. Questi sono tutti quanti i marchi che trovate al supermercato, da quello con cui lavate i denti, alla faccia, ai piedi, fino a quello che mangiate, dalla Kellogg's, la Kraft, cioè c'è tutto dentro, ci tocchiamo, gli shampoo, tutto. 10 marchi, 11. Io se l'ho trovata, chi controlla, chi decide? Secondo voi chi la sta facendo la narrativa di questo trattato? Oggi ho guardato... Le multinazionali. Ma certo, ma no, ma soprattutto, cioè, chi è che... Non so, io non ci vedo mai a spettre, no? Tutti dicono: ah, il secondo livello, il terzo livello. No, sono tutti alla stessa parte. Cioè, gli interessi forti si autorappresentano, la politica è espressione ormai di queste cose, che se tu vai pure da dei bravi compagni, no? Gli dici: senti, ma tu ti rendi conto che succederà? Cioè, tu ci metti di fronte al coltivare un pollo come un contadino messicano, $3 al giorno, se è tuo il pollo, se no 50 centesimi al giorno se non è il tuo il pollo, oppure rimanere, no, confinati in una struttura antica, separata dal mondo, autarchica. Cioè, cerchiamo delle alternative, cerchiamo di capire democraticamente come si possono affrontare i temi, no, del futuro. E poi altri fanno: ma a volte dico essere grillino, e vabbè, li metti a ridere e basta, la finita. Oppure, perché adesso c'è pure questo, no, argomento, non scendono neanche più, ti dicono: ah, che fai? Dicono: no, vorrei ragionare, sentiamo, ci parliamo di noi. E il secondo argomento è: vabbè, ma c'è la crisi. E come ci mettiamo questo affare che c'è la crisi? Tu dici: no, non è un affare, è un pacco, è un altro pacco, non ne possiamo più, abbiamo preso una serie di pacchi. E invece loro dicono: però sei responsabile. E andiamo rapidamente, perché poi queste sono cose divertenti, i secchioni con me, però insomma ne parleremo, ne possiamo riparlare anche dopo. Le crisi aumenta i rossi di cambiamento? Questa è la grande domanda che ci abbiamo in testa tutti noi. Io adoro un fricchettone, biologo del 1968, è ora un professore dell'Università della California, che in tempi non sospetti, si chiama Darren Harvey, in tempi non sospetti, osservando un progetto di cooperazione, pensate voi, questo fricchettone 68 che va lì in Africa e guarda i progetti di cooperazione, e vede che con l'imposizione sul sistema tradizionale di coltivazione dell'allevamento intensivo delle vacche, i beni comuni venivano distrutti, l'acqua veniva inquinata, le terre venivano tutte quante chiuse, le città in piccole porzioni non servivano più a nessuno, le bestie, non essendo più padrone di uno spazio ampio, morivano lentamente di varie malattie, ma anche di costrizione, eccetera.
ebbe una visione, no? Un'azione su di noi, pensò a noi e disse: signori, se noi andiamo avanti per questa strada avremo quattro temi che dovremo affrontare nel futuro. 1968, non lo sapeva lui era proprio nel momento della grande, cioè del progresso, crescita, eccetera. Distruzione dell'ambiente, crescita demografica, risorse naturali limitate e privatizzazione della terra. Ora ha preso 4 su 4. 15 si poteva arrivare. Ci si poteva tranquillamente arrivare. La chiamava la tragedia dei beni comuni. Diceva: la società tradizionale che è legata ai beni comuni per la sua sopravvivenza, alla percezione dei limiti della terra, li capisce, perché nel momento in cui la terra soffre, lui muore, queste società muoiono, quindi sono attenti a rispettarli. Noi dovremmo improntare la nostra crescita, perché quello era il suo obiettivo, a questo tipo di modello, un modello che è coi piedi per terra, piantato nei territori, non sulla luna, ma la sua intuizione era: la proprietà privata è assolutamente incapace di preservare i beni comuni e genera la tragedia. Questo, ricordate De Tocqueville? E torna, perché sono intuizioni dell'umano, sono intuizioni del Padre Eterno, ogni tanto gliela fa tirare giù qualche capocciata, qualche cazzotto nelle nostre capocce durissime. E quindi qualcuno vede la vacca che muore e dice: cacchio, questa è la tragedia dei beni comuni, questo succederà nel futuro. E diceva: noi possiamo evitare questa tragedia soltanto cambiando i nostri valori. Via il denaro, le mani nella terra, diamine. Questa era la risposta. Dopo tantissimi anni, per fortuna, noi stiamo riuscendo a ragionare su un tipo di economia diversa, l'economia dei C factors, eccetera, cioè l'economia che si basa sulla comunità, sulla cooperazione, sulla conoscenza e sulla tutta la mia spesa lo è, i miei vestiti sono strausati o rinusati. Cioè, cerchiamo per ciascuno di noi una modalità, un campo, un ambito in cui dici: cacchio, sono competente e sono un cittadino attivo, responsabile fino all'ultimo centimetro. Una cosa ciascuno, e mettiamo insieme, perché questo è il modo per cambiare quello che non ci piace, se no sono solo lamentele, fatiche, poi diventa sempre più faticoso. E però non possiamo dimenticarci della cosa pubblica, e qui la chiudo con altri 5 minuti, se c'è pazienza. Lei è il mio mito, insieme al fricchettone degli anni 60. Lei ha vinto un Nobel straordinario, lei ha vinto il Nobel dell'economia ed è stato spettacolare, perché lei è andata lì a vincere il Nobel dell'economia dicendo che il sistema economico più efficiente è quello delle comunità che governano insieme i loro beni comuni, e non l'ha fatto in modo freak, l'ha fatto con dei modelli economici assolutamente rigorosi. Govern in the commons, compratelo, per favore, compratelo. Istituzioni per le azioni collettive si chiama, è un libro rivoluzionario, se ne parla pochissimo, però è straordinario, perché è andata sul campo a osservare delle comunità tradizionali, ma anche molto moderne, che gestiscono per esempio bacini idrici, fiumi, gestiscono spazi per esempio agricoli, spazi di foreste, e ha capito che tipo di istituzioni si sono date, partecipate, di democrazia diretta, come si incastrano con la democrazia generale, e ha costruito su queste istituzioni dei modelli economici per far capire l'interconnessione tra istituzioni ed economia, quando l'economia è veramente al servizio dei beni comuni, dei diritti umani. E in quel caso ha dimostrato quanto queste economie, queste democrazie siano resilienti, resistenti a tutti i casini che tutti noi purtroppo ci dobbiamo avere, per i cambiamenti climatici, per la crisi economica, per la grande interdipendenza che viviamo, che fa sì che se c'è una crisi dall'altra parte del pianeta, immediatamente si ripercuote da noi. E lei dice, la cosa straordinaria che dice, è che l'unico modo per superare la fase di crisi attuale è quella di superare la tentazione di comportamenti free riding e di tipo opportunistico. Lei si chiama Elinor Ostrom ed è straordinario.
non solo perché è una femmina cattiva, purtroppo non c'è più, ma perché veramente è entrata nello spazio dell'economia, che è uno spazio da sempre maschile, raccontando la pratica delle comunità e la pratica economica delle comunità e come si faceva democrazia. E questa è la terza via, secondo me. Alla tragedia dei comuni, dei beni comuni, si risponde soltanto ripartendo dai beni comuni. E quindi ripartendo dalla nostra personale responsabilità e consapevolezza dei beni comuni. Vi faccio degli esempi: fabbriche recuperate. Sono degli spazi che crollano, che falliscono, all'interno dei quali i lavoratori si riorganizzano. Noi lo sappiamo, molti di noi non lo sanno. Noi abbiamo uno strumento, per esempio, si chiama legge Marcora, approvata in Italia nel 1985, che riprendendo le migliori esperienze cooperative permetteva alle imprese in crisi di riassumere la proprietà delle imprese stesse e di godere di un fondo che era dotato presso il Ministero dello Sviluppo Economico per trasformarsi in cooperativa di gestione della fabbrica. Di questi fondi non si è più vista traccia, hanno speso un sacco di soldi a cavolo e l'unico fondo veramente utile e anche dei filoni di formazione che potevano essere intrapresi per aiutare i lavoratori, per esempio, a sostenersi, a prendersi il carico dei propri processi produttivi, sono andati a perdere. Però questa è un'esperienza che, per esempio, in moltissimi paesi del sud del mondo, ma anche in Italia, penso per esempio a alcune Rimafio in Lombardia ed altre fabbriche, c'è una fabbrica latina per esempio che sta facendo questo percorso, è veramente un'esperienza forte. È chiaro che è subentrare a un padrone nel momento in cui lui ha fatto il casino che ha fatto, però è uno strumento e c'erano dei fondi pubblici che lo gestivano e sono stati così cancellati senza che nessuno ci chiedesse niente. Ci sono paesi ormai che hanno beni comuni, beni pubblici, diritti pubblici nei testi costituzionali. In Italia a un certo punto, per esempio, noi abbiamo fatto un lungo percorso con la Commissione Rotità per la riforma della tutela della proprietà privata nel codice civile, perché noi, la Costituzione dice che i beni privati sono tali se vengono utilizzati con fini compatibili all'interesse pubblico. Questo lo dice la Santa Costituzione. Quindi, per giustificare, così giustifica per esempio gli espropri, nel caso per esempio delle discariche, no? Nel caso in cui un territorio, un terreno venga usato male, eccetera. Paradossalmente però quella legge, quel dettato costituzionale non funziona quando appunto gli operai entrano in fabbrica e si tengono una fabbrica, piuttosto che i contadini si prendono un pezzo di terra. Il bene privato viene tutelato. E il bene pubblico no. E questa commissione. No, questa commissione però serviva per trovare, diciamo, un applicativo al dettato costituzionale, fissando naturalmente delle tutele, no? Tutto questo naturalmente è finito nel nulla. Peraltro l'Italia ha dismesso beni dal 92 ad oggi per 1.400 miliardi di euro, cioè non è che noi, la famosa cura dimagrante di cui parlano i diversi governi, se credo, dobbiamo fare la cura dimagrante, non è che non l'abbiamo fatta, che poi la continuano a spendere, e non per la Marcora, e non per la Marcora. E quindi qualsiasi, la Commissione Rotità, peraltro, siccome c'erano stati dei gran casini sulla dismissione dei beni pubblici, si era istituita, no, nelle more dell'urgenza, proprio per mettere una sorta di belletto, no, in questa situazione. A un certo punto, nel momento in cui ha presentato la sua proposta del libro terzo sulla proprietà del codice civile, ha finito il suo compito, ma questo suo compito non è stato assunto dal legislatore, chissà perché. Questo compito è stato riassunto da un percorso che è ripartito al Teatro Palla a Roma nel 2013, ma comunque ancora in piedi con giuristi, associazioni, strutture, eccetera, eccetera. Si chiama Costituente dei Beni Comuni e in realtà un testo applicativo l'ha prodotto. Il Teatro Palla, come sapete, si voleva costituire in fondazione. Il nostro illuminato sindaco pensa che sia un problema d'ordine pubblico, un teatro. Quindi è qui che dobbiamo lavorare, lo diceva Totti, il conflitto sarà nella proprietà, ma non perché dovremmo mettere i soldi, le mani nelle tasche delle persone, ma perché dovremmo riguardarci in faccia e decidere il nostro patto sociale, che cosa si traduce, che ci facciamo con quello che abbiamo, legittimamente ciascuno di noi, e con quello che è comune che ci facciamo.
Perché se non lo decidiamo insieme, è finita. Qualcuno lo decide per noi, cioè non lo stanno già facendo. Tutti gli spazi che la democrazia non agisce, il mercato si ripiglia. E questa è la regola. E peraltro la tecnicità degli argomenti economici fa sì che noi, sono le 24 ore, no? Oppure 270 ore sul calcio mercato, diciamoci, no? Oppure piuttosto che sull'ultimo maio le scarpe delle rubutanti, quando fa cose che magari pensa di guardare i signori. Dopodiché, però, quelle 4-5 paginette dove si parla di questi temi, che sono purtroppo il nostro futuro, noi non volenti, ci abbiamo poca competenza, non riusciamo, no, a affrontarli da soli. E allora qual è la risposta? La risposta è questa: democrazia diretta partecipata dal basso, riaccendiamo i neuroni, mettiamo insieme le competenze, cerchiamo a livello territoriale di sollecitare il legislatore su dei temi suggestivi che loro non li avrebbe mai in mente. Con quel terreno che ci vogliamo fare, con quella cosa che ci vogliamo fare, li andiamo a incalzare e dirgli: guarda, bello, tu alla prossima elezione, come stiamo dicendo noi al sindaco, bello che sarai pure un grande chirurgo, ma non te li presentare, è finita. Perché se l'unico tuo obiettivo è sgombrare tre case occupate, e mangio mai che uno dei posti più fighetti di Roma, quindi dove c'è sicuramente non è un problema di ordine pubblico, nel caso è un problema del buon gusto, perché sono talmente fighetti e sono insopportabili, perché li considero un problema di ordine pubblico, allora non ci siamo. Cioè, se l'unica cosa funziona in green economy, tanto devo parlare di un'altra cosa, ed era un privato, la gestione del car sharing, che fino all'altro ieri era una tua gestione, perché era una partecipata, era dell'ATAC, e l'hai mandata a perdere, e invece quindi di risolvere il problema, la butti ai privati, che adesso stanno in giro per Roma a fare gli abbonamenti delle smart in sharing, sta. Però o la fai così la democrazia, oppure noi ci presenteremo alle prossime elezioni, oppure ci continueremo a guardare le istituzioni internazionali così, come diciamo, tra il timore e lo sconforto, senza sentire più la capacità individuale di incidere, quella che fa dei fatti va bene la prossima volta, sai che c'è la voce del male, che è una meraviglia, che devo fare io votare. Penso, non lo so, e invece no, però dobbiamo ripartire da spazi come questi, agirli, mettere insieme le nostre competenze, ci sono ampiamente, ce l'abbiamo tutti, se sono imparato io l'economia lo imparare chiunque, se io posso andare a fare lobbista alla Commissione Europea, in cui ho anche un meraviglioso codice da lobbista, perché essendo società civile non potevo entrare nei negoziati, non venivo classificata come lobbista, sono una lobbista adesso, ONG, in quanto ONG, ma sono una lobbista. Quindi se l'ha fatto io, lo so a tutti, basta veramente capire che questa è la battaglia decisiva, che questa è la partita che si gioca, che al di là di questo tutto il resto, appunto il tanga della ministra piuttosto che il capello di Renzi, piuttosto che l'ultima chiacchiera, ma è questo il tema importante, e se ci distanno con l'attenzione sicuramente il problema c'è. Grazie.